Noi siamo sempre con te. La radio ti accompagna ovunque. In vacanza, di corsa al lavoro, nei tuoi momenti di relax e di piacere. Lo sapevi? Se stai ascoltando la tua canzone o programma preferito, puoi continuare a seguirci online in digitale sull'app gratuita per smartphone e tablet. Restiamo connessi più che mai alla tua vita, perché per noi resti la canzone più importante da far suonare. Radiosa Music, ogni giorno, in radio, in TV, su app e su radioradiosa.it. Allora, devo subito collegarmi con la mia carissima amica Daniela Mastandrea. Andiamo a cena da lei, io ho pronto già la tazza per il drink. Vamos, Daniela! Buonasera a tutti, ciao Gino, ciao, ciao, bentornati. Spero che abbiate passato una buona domenica di Pasqua e di Pasquetta, nonostante il tempo non fosse eccezionale. Comunque lo è invece oggi sul mio terrazzo, per cui vi voglio regalare quest'altra ricetta all'aperto. Allora, oggi, proprio per rimanere un attimino in forma, nel senso che comunque ci rimaniamo leggeri, visto già la giornata di festa e anche quella che verrà lunedì, e quindi siamo un attimino più pieni, diciamo, di cose buone che abbiamo mangiato in questi giorni, e quindi oggi rimaniamo su qualcosa di leggero, molto nutriente, ma in realtà anche molto sfizioso. Oggi vi voglio preparare, invece che il riso alla cantonese, il farro alla cantonese. È una mia rivisitazione. In realtà potresti usare qualsiasi tipo di cereale. Io preferisco il farro perché ha un alto potere nutritivo, un bassissimo fattore calorico, e aiuta molto anche per chi ha problemi sia di glicemia alta e anche chi ha problemi di colesterolo, perché ha veramente tantissime proprietà. Quindi io amo molto il farro e nello stesso tempo assomiglia moltissimo al riso, quindi lo consiglio anche a chi fa fatica a farlo mangiare anche ai bambini, perché in realtà anche l'aspetto, se seguite le indicazioni della cottura in quelle che si trovano normalmente adesso nei supermercati, è molto molto simile al riso, per cui diciamo che con una piccola bugia bianca potete farlo mangiare anche ai bimbi. Poi ovviamente potete continuare invece a utilizzare il riso se non vi piace, o il grano, l'orzo perlato, ce ne sono veramente tanti di cereali. Oggi questa ricetta io ve la faccio così, voi potete fare qualsiasi tipo di variante. Allora, l'olio è ancora bello caldo, infatti potrei anche stopparmi. Abbiamo, gli ingredienti sono 100 g di prosciutto cotto tagliato a tocchettini, un uovo fatto strapazzato, potete usarne anche due se vi piace, diciamo, il sapore dell'uovo, ed è praticamente buonissimo lo stesso. Strapazzato, come si fa l'uovo strapazzato all'americana, con un filo d'olio e un po' di sale e di pepe. Poi 200 g di piselli. Potete utilizzare i piselli solo lessi, oppure potete anche fare i piselli con un po' di cipolla a parte, in maniera tale da dargli un pochettino di sapore, perché qui non c'è né aglio e né cipolla, quindi va bene veramente a tutti e si può mangiare sia come piatto unico che come primo piatto, e nello stesso tempo sia caldo che freddo, quindi è veramente un'ottima cosa. Io poi, per chi gradisce, ho preso un pochettino di ho tritato un po' di basilico alla fine, e io metterò un pizzico di salsa di soia, per cui diciamo che tenetemi un attimino sul discorso della sapidità del farro quando lo cucinate, perché la soia è leggermente salata, giusto un pochettino in meno indietro. Allora, facciamo così: l'olio ben caldo, ci mettiamo il prosciutto cotto nella pentola e quindi facciamo un attimino rosolare leggermente, così il prosciutto cotto, che è molto profumato, rilascia un po' di profumo. Ci mettiamo il nostro farro che abbiamo cotto, così
siccome da tradizione, e quindi comunque io lo lascio in acqua fredda e poi lo porto a bollore per 15 minuti, ma nelle varie confezioni troverete comunque diciamo la cottura principale in base a quello che comprate. Lo giriamo, sento un profumo già perché il prosciutto cotto ovviamente rilascia questo bel profumo, visto che l'olio che avevamo messo in pentola l'avevamo scaldato abbondantemente, e tutti gli ingredienti li stiamo mettendo insieme. Dopodiché aggiungiamo le uova strapazzate, io ci ho messo anche un pizzico di pepe. Guardate, già il profumo è delizioso. Ripeto, questo lo potete fare con più qualsiasi cereale. È il famoso riso alla cantonese perché proprio ha questi tre ingredienti. Dopodiché ci mettiamo i nostri piselli. Un profumo incredibile. Ah, guardate, questa è veramente tutta salute. E per finire, io ce li metto tutti e due, voi scegliete quello che più vi piace. Io ci metto anche un po' di basilico che ho comprato, che vi darà questo profumo primaverile che già c'è con i piselli, e una spruzzatina a progetto bellissimo di salsa di soia. Ragazzi, è meraviglioso, buonissimo, ripeto, caldo o freddo, e si può anche conservare per il giorno dopo portandolo anche al lavoro. E con tutto questo vi saluto, vi auguro una buona domenica, un buon 25 aprile e alla prossima. Ah, stavo dimenticando! Stavi dimenticando! Si mangia solo per fame. Ma si cucina soprattutto per amore. Ciao, me ne stavo dimenticando. Ciao Daniela, anche a te arriverà il nostro gadget, la nostra tazza, per divertirti a fare le tisane più belle. Radiosa Music, in radio, in TV e sulla nuova app.